Buonasera a tutti, buonasera da Radio Mirth International, Andrea Anacoriso che vi parla. Oggi è il 20 novembre 2023, lunedì. Oggi vi porto una duplice esperienza che ho vissuto su due marchi importanti. Magari uno un po' meno conosciuto se la clientela non è proprio appassionata di determinati articoli, ma non è tanto lì il punto. In ogni caso sono due aziende importanti, una addirittura di carattere mondiale. Non si valuta un'azienda da un episodio, però voglio proporvi lo stesso la cosa. Una è un'azienda, quella più piccola, direi anche circoscritta geograficamente, perché si occupa di abbigliamento, un abbigliamento particolare. Non vado oltre perché sennò capite l'azienda. Ma diciamo che anche seleziona per capacità d'acquisto della clientela ed è anche un gusto, diciamo, di montagna, ecco, vi dico questo, che può anche non piacere, però è un evergreen. E grazie al fatto che i suoi articoli hanno una resistenza straordinaria, io ho una giacca e un gilet, oserei dire da 30 anni. Guardate questi capi, vabbè che non è che ce li hai su tutti i giorni, e ti sorprende che tu non ti debba rendere conto di quanti anni abbiano veramente. Quindi evergreen sotto tutti i punti di vista, quindi un gusto classico e dei tessuti straordinari. Però è anche pur vero che nulla è eterno, tutto si dissolve e ho perso due bottoni. E i bottoni sono estremamente caratterizzanti di questa marca e sono un coronamento del loro stile. Sono punzonati con sul loro nome, eccetera, eccetera. Allora mi decido e scrivo all'azienda che non ha sede in Italia, ma è in Europa. E dico, sentite cortesemente, questa è la fotografia del bottone, gli do il lineato, che per chi non conosce il termine è il diametro del bottone, perché non ci si possa sbagliare, dico prenderei un set intero, non solo, non vi disturbo per due bottoni, e vi chiedo se ce n'è la disponibilità. Lì per lì non me ne accorgo, mi risponde, oserei dire immediatamente, l'azienda, ringraziandomi, dice sì, non ci sono problemi, dai, per favore fornisci il tuo indirizzo che ti spediamo i bottoni. Ergo io rispondo prontamente e ringraziandoli di cuore e dicendo anche, insieme all'indirizzo a Milano, dicendo anche che comunque non mi avevano informata del costo dei bottoni e del costo del trasporto. Quindi cosa sto dicendo? Che sono una cliente che comunque desidera pagare per questo servizio. E mi arriva una risposta secca: non spediamo in Italia. Cordiali saluti e nome dell'azienda. E dico, guardate che forse non è chiaro. Io pago il trasporto, che bene, li puoi mandare da Timbuktu, io voglio quei bottoni lì, ne ho bisogno. Risposta è talmente immediata che intuisco che a questo punto anche la prima risposta non era umana. Mi dispiace, lo spediamo in Italia. Punto. Cordiali saluti, nome dell'azienda. Punto. Primo argomento. Secondo argomento. Qui il marchio è mondiale. Trattasi di automobile. La mia automobile è un po' tenuta insieme con lo sputo, ma anche perché sono indecisa sul da farsi, il volume, quanto voglio spendere, se sarà benzina ad aranciata. Vabbè, sapete che noi siamo nelle mani di questo folle che ogni mattina si sveglia e decide: tu passi di qui, tu non entri più, tu non esci più. E vabbè, e morale della favola che l'auto si è fermata, la batteria è stata cambiata, ma nulla è servito. Trattasi di centralina elettrica. Allora il mio meccanico ha telefonato alla casa madre e dice che ha bisogno di questa centralina elettronica perché dai ricambisti non la trova. La risposta è stata: in Italia, quindi la marca è un'automobile francese, la casa madre dice no, in Italia questa centralina elettrica non c'è. E lui dice:
può cortesemente telefonare in Francia, così ce la procurano? E lei mi fa l'ordine, sono 450 euro e poi io telefono. Tra i due forse la più intelligente è l'intelligenza artificiale, con l'altro caso, nel secondo caso abbiamo a che fare con un cretino, perché cosa ti costa fare una telefonata? È evidente che... Oppure impostami la questione in modo diverso. Io le faccio la telefonata, ma lei sa che costa 450 euro più il trasporto, eccetera. Il mio meccanico avrebbe detto sì, non ci sono problemi. Invece no, la telefonata dipendeva dall'ordine, evidentemente il cretino è sottoposto a un protocollo che non capisce quando deve trasgredirlo, oppure proprio cretino così, poverino, è nato un po' scemo. Però vi sto facendo questi due esempi per farvi capire quello che ho analizzato, ovvero da una parte un'azienda, ripeto, per quanto sia più contenuta come nomea, no? Però importante storica. È evidente che ha affidato il rapporto con la clientela all'intelligenza artificiale, ovvero a un risponditore automatico. E poi vi aggiungerò una terza esperienza proprio di questi giorni per farvi capire come sia facile cadere nell'inganno, cioè pensare che dall'altra parte ci sia un tuo simile a risponderti. E col punto, però, che alla fine. Nel momento in cui c'è qualcosa che va al di fuori dello standard o che comunque necessita di quella finezza di approccio, e quella resta una macchina stupida, oddio, come quell'altro della macchina, però alla fine lasci il tuo cliente con l'amaro in bocca. Ah, dimenticavo che io nella risposta a questo ho anche detto, tra parentesi, se volete, io devo anche fare un acquisto online. Perché avevo visto un articolo che mi interessava. Possiamo caricare oppure fare due pagamenti. Cioè io ero pronta anche a fare l'acquisto online. Quindi lasci il cliente con l'amaro in bocca. E voi sapete che queste cose poi si ricordano, no? Io quei bottoni lì li trovo, perché io lo so dove trovarli, perché alla fine basta trovare qualcuno che con la giacca ce l'ha un po' vecchia e i bottoni lo ritrovi. Fai più fatica, evidentemente, no? Quelli li producono dalla mattina alla sera, vabbè. Dall'altra parte ti accorgi che invece le aziende, vabbè, mettiamola così, un certo difetto di fabbrica anche negli umani che selezioni nel tuo personale lo devi un po' mettere in conto. E nel calderone di queste mega aziende poi alla fine i fatturati non gli cambiano. Ma tu capisci che tu sei lì che spendi milioni di euro in pubblicità per tenere alto il tuo nome, perché lo conoscono tutti, peraltro in un momento in cui le automobili fanno un po' fatica, e c'è un deficiente che risponde all'insaputa di tutti una roba così irrazionale. Almeno se ti, voglio dire, non credo che sia una sorpresa che questo non è tanto intelligente, perché è stato educato, è l'idiozia nella risposta, no? Allora, se tu vedi che hai un individuo così, togliti dalle mani i rapporti con l'esterno, anche con i fornitori, questo qui veramente ti fa terra bruciata intorno. Quindi tra una e l'altra, quantomeno all'intelligenza artificiale, poni un pizzico di perdono, non perdoni il management, perché sapete, no? Qui io tutti strucca il bouton, scrivo il libro, chiamo l'intelligenza artificiale, faccio quello che io non sono capace di fare. Ma le bugie hanno le gambe corte. E per di più gli do in pasto la clientela che, detto tra noi, l'articolo meno costoso va sui 500-600 euro. Cioè, almeno non mi sembra che l'azienda abbia problemi a pagarsi una persona a fare d'assistenza. Perché vi dico che è facile cadere nell'inganno, per cui ciò che ricevi in termini di comunicazione o risposte. Ti sembra che possano essere frutto di un umano? Perché mi è successa una cosa curiosa. Mi domandavo se Amazon avesse mai acquisito delle aziende. Non vi nascondo, non mi ero mai preoccupata di interessarmene oltre misura. Ero già su ChatGPT e ho detto, glielo chiedo. Voi dovete sapere che già avevo notato precedentemente che se
lei risponde con un tono commisurato più o meno al tono che tu hai utilizzato per formulare la domanda. Per cui mi piace salutarla. E lei mi risponde, come se, cioè la tratto come se fosse una persona. E quindi la saluto e le dico, cortesemente, mi puoi dire se la Amazon ha mai acquisito delle aziende? E lei mi spiega, buongiorno, ciao, perché lei, sì, Amazon acquisisce aziende, e mi fa tutto il suo spiegone. E io dico, cosa devo fare? Se voi sapete il mestiere che faccio, però ho fatto finta di non saperlo. Cosa devo fare per sottoporre un'azienda interessante, secondo me, per Amazon, per poter procedere, insomma, con l'application, cioè con la presentazione? E lei mi dice: guarda, che devi seguire il protocollo di Amazon, contattarli, per contattarli c'è proprio, e mi spiega la divisione dedicata in Amazon alle acquisizioni, e ti indica il link nel sito dove io trovo questa divisione e mi suggerisce di presentare una, scusate il gioco di parole, presentazione professionale, perché nelle acquisizioni bisogna farlo. E io gli ho detto: ma siccome è il mio mestiere, questo sicuramente verrà fatto secondo i canoni. Dice, e gli chiedo, e le chiedo, perché ho deciso che è femmina. E le chiedo, hai contatti diretti? Dice no, io non ho mai contatti e numeri di telefono diretti, affidati al sito e segui il protocollo. E mi dice, ti auguro buona fortuna nella tua presentazione. E io l'ho ringraziata. Allora, osservate bene, io ti pongo una domanda a te, ChatGPT, e tu mi rispondi. Ma il fatto che tu abbia sentito la necessità di fare ben due cose. Una, quella di andare oltre alla domanda specifica, ovvero si comprano aziende, ti rivolgi a questa divisione e poi senti la necessità di dirmi, anzi darmi un consiglio, prepara una documentazione di stampo professionale. E seconda cosa, si sente nel dovere di dirmi buona fortuna. Quindi lei capisce che io sto presentando, che sia mia o di qualcun altro, poco importa, al colosso Amazon una società, e lei mi augura buona fortuna. Io la ringrazio nuovamente per il consiglio e lei mi risponde di niente. Quindi usa anche dei termini colloquiali. Perché vi ho dato questa panoramica di triplice esperienza proprio negli ultimissimi giorni, no? Perché è un attimo cadere nell'inganno che questo strumento, e Dio solo sa come fa a funzionare, mi piacerebbe tanto saperlo, soprattutto dopo questa esperienza, perché le ho chiesto di tutto, è comodissima. Controllate sempre quello che dice, perché poi può anche darsi che si sbagli. Voglio provare a pensare che si sbagli. Perché il rischio di illudersi che sia efficiente fino all'ultimo, secondo me, è l'errore in cui soprattutto aziende e professionisti rischiano di cadere. Vi ricordate quando c'erano i primi risponditori automatici e la gente si incazzava perché tutto aveva tranne le risposte giuste? Ecco, questo è. Io credo che probabilmente anche il grado di investimento che l'azienda può, vuole e può sostenere determina il grado di raffinatezza di questi risponditori. E ho paura che io sia cascata in una situazione un po' discutibile. Quindi mi sento di dire state attenti, al di là della comodità. Invece il cretino umano nasce così. Nasce così, cioè questa è l'inefficienza garantita, ma io dico sempre che il pesce puzza dalla testa, qualcuno lì ce l'ha messo e non sta controllando le risposte stupide che dà, perché uno così secondo me le dà tutti i giorni.
Un'altra cosa per concludere questa breve puntata su ChatGPT è l'imperversare a cui assisto, l'imperversare di con ChatGPT scrivi il libro e lo pubblichi su Amazon. E vai che i fuffaguru sono arrivati anche stavolta, no? E mi permetto di dire una cosa, state attenti. Perché? Uno, se scrivete un libro di una roba di cui non capite un beato, facciamo così, una beata cippa, prima o poi vi stanano. E non potete discutere un libro di persona di cui non sapete niente. Ma se conoscete determinate materie, non vi manca la capacità di redigere un testo. Io posso capire se te lo fai tradurre, e ci sta. Ma scrivere di sana pianta questi libri, non vorrei che poi comunque si infognasse il mercato di questa roba, che poi poco ha di originale. Forse se la cavano quelli delle manualistiche, forse, ma oltre di lì magari mi sbaglio, però vedremo. Dall'altra parte, non illudetevi di pubblicare, fare un upload su Amazon e domani mattina ce l'avete lì tutti a comprarlo. Se non promuovete su Amazon il vostro prodotto, non lo vede nessuno. Quindi i fuffaguru si sono già lanciati a illudere le persone che esiste questa nuova straordinaria fonte di guadagno semplice. C'è un secondo percorso che poi molti di loro propongono che ti dicono: ma sta tranquillo, l'ho già promosso io. Tu investi un tot di denaro e noi lo promuoviamo e te ne diamo un tot, oppure tu metti i tuoi, questo libri, li chiamano anche libretti, perché questi cretini i libri non sanno neanche come sono fatti. Oppure dicono, tu fai il tuo sito, o se ce l'hai già, promuovi il libro, quindi se lo investi, grazie al tuo libro, scusate, grazie al tuo link, il libro viene venduto, ne avrai una percentuale di questi incassi. Ma ragazzi, non c'è bisogno del fuffaguru. Voi, se avete un sito internet, e io a tempo debito l'avevo fatto tanti anni fa, poi onestamente non riuscivo a stargli dietro, le cose fatte male, meglio lasciar perdere. Ma supponiamo che io voglia riaprire questa sezione libri. Allora, se io apro una pagina libri, e io personalmente seleziono da Amazon dei testi inerenti a una certa argomentazione che reputo di livello meritevole di essere messi in evidenza, io posso pubblicare la copertina, vi do il link, voi scegliete dal mio sito, però in realtà venite rimbalzati ad Amazon. Amazon vi farà tutta l'operazione di vendita, sia esso un libro cartaceo che digitale. E poi io avrò comunque un piccolo compenso per avere promosso la vendita. Quindi non c'era bisogno di ChatGPT per avere un ritorno dei libri. E ripeto, io non l'ho fatto perché onestamente mi implicava un impegno che mi distraeva, soprattutto in rapporto a quello che tu non guadagni. Cioè, davo un servizio alle persone, ma poi alla fine non stava in piedi, però era per dirvi tutto questo. Non sto rifiutando l'intelligenza artificiale, sono un po' preoccupata per un cattivo utilizzo e sono invece colpita e non... In questi giorni adesso arriva il periodo delle vacanze, manca poco, no? Per cui il nostro lavoro ha anche un calo fisiologico. Non escludo che andrò a approfondire per cercare, sperando di riuscirci, di capire cosa ci stia dietro. Io personalmente i rapporti con i clienti non li darei mai in mano a persone non super selezionate, e intendo quelle che capiscono la differenza tra lei non ha capito e forse non mi sono spiegato bene. Quindi persone capaci di capire come ci si muove. E tantomeno all'intelligenza artificiale. Piuttosto preferisco automatizzare dei processi commerciali, ma che, non sono, che avvengono dopo il contatto col cliente. Anche se poi il cliente ha la capacità di snervarti, soprattutto nelle aziende che gestiscono masse di nominativi, veramente seguirli non è sempre semplice.
che non è il caso mio, o di professionisti come me, non mica, noi non abbiamo 400 clienti, no? Abbiamo meno, magari ce n'è uno critico, fai meno fatica a gestirlo. Quando hai 300 telefonate al giorno, questi uffici, francamente, vengono messi sotto pressione in maniera importante. Ecco, io non darei mai questo. Mi piacerebbe invece che ChatGPT potesse diventare uno strumento di supporto, ma non di sostituzione all'uomo, per mantenere alta l'evoluzione della persona. Perché più tu automatizzi e ti lasci sostituire, più perdi delle tue capacità di fondo. Non andi lontano, c'è gente che se non ha il navigatore non esce neanche più di casa. C'è gente oramai che per guardare se pioverà non apre la finestra e guarda il cellulare. Va bene, e con questa esperienza un po' fantascientifica, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio alla sigla finale e ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!